Siamo all'interno dell'isolotto di senescenza realizzato dal progetto Life Man for CBT nella foresta del Cansiglio. Il problema che ci siamo posti qui era quello di aumentare la biodiversità determinando un invecchiamento di una particella forestale che fungesse anche da serbatoio di biodiversità per la foresta circostante. L'intervento è stato fatto su circa 2,5 ettari con finalità proprio di aumentare la quantità di legno morto e la diversità strutturale del bosco. La buona pratica che qui è stata realizzata è quella della realizzazione di un isolotto di senescenza sulla scorta di esperienze già fatte in Francia e in Svizzera. Normalmente un isolotto di senescenza viene lasciato all'invecchiamento indefinito senza interventi. In questo caso si è intervenuti per favorire l'invecchiamento e la creazione della massa di legno morto importante per la biodiversità. Si è intervenuto su circa il 30% dell'area basimetrica, quindi un intervento circa pari a quello dell'intervento tradizionale qui in Cansiglio, però lasciando metà di questo 30% a terra come legno morto, quindi con questa tipologia, e metà come piante cercinate, quindi è stata eseguita una cercinatura che col tempo fa morire la pianta in piedi, generando ulteriori ambienti importanti per la biodiversità. Altro intervento ha riguardato quello di favorire le piante più grandi, quindi di concentrare l'incremento di questa foresta nelle piante più grandi che nel futuro diventeranno alberi habitat e diventeranno anche future piante per l'incremento della biodiversità. Un intervento di questo tipo ovviamente favorisce la biodiversità in maniera netta e però presenta nel panorama della gestione forestale odierna alcune criticità. Una prima criticità è quella del costo, un intervento che ovviamente richiede squadre e anche di una certa specializzazione che non genera ricavi perché il legno viene lasciato tutto in bosco e quindi o viene fatto nell'ambito di progetti come questo Stato del Life o vengono a volte dati dei sussidi che ne esistono in Francia. Si può pensare in alcuni casi a una compensazione con maggiore biomassa prelevata in altre zone della foresta. Una seconda criticità è quella dell'accettabilità sia da parte del pubblico che visitando o passando in questo tipo di bosco potrebbe considerarlo un bosco soggetto a incuria con problemi sanitari, insomma, e chiedersi perché rispetto al resto del bosco ha questa situazione così diversa, però anche dal punto di vista del gestore che ovviamente non è abituato a tagliare alberi di qualità e lasciarli poi in bosco a deperire e ovviamente questo necessita di formazione. Un'ultima criticità è quella della sicurezza. In aree che sono frequentate da turisti, raccoglitori di funghi, escursionisti, questi interventi vanno opportunamente segnalati perché ovviamente le piante cercinate col tempo cominceranno a perdere rami e anche in caso di pesantezza, neve eccetera a schiantarsi e quindi in questi casi vanno segnalati per in parte spiegarli e in parte indicare le problematiche di sicurezza. Una volta affrontate e risolte le criticità che sono state descritte, un intervento del genere è replicabile in qualsiasi tipologia di bosco e specie, ovviamente a una certa maturità, dove l'obiettivo sia quello di aumentare la biodiversità e di generare un serbatoio di biodiversità che può essere funzionale a una particella forestale ben più ampia di quella dove è stato fatto l'intervento. Quindi buona replicabilità, nel caso del progetto è stato replicato anche in un bosco misto di latifoglie in Molise e la descrizione della buona pratica è presente nel manuale delle buone pratiche del progetto disponibile sul sito in italiano, inglese e sloveno dove è anche presente un protocollo dettagliato di come realizzare un intervento del genere nonché tutti i risultati del prima e dopo di questo intervento in Cansiglio.